Ciao ragazzi, ci sono Cane Bella V. Allora, parliamoci chiaro, oggi con la Cremonese sarà una gara tutt'altro che facile. Io ne sono convinto bisogna stare molto molto attenti perché loro oggi non possono sbagliare. Giocheranno per vincere. Ma Longo questo lo sa bene, lo sta comunicando la sua squadra. Loro vengono da due sconfitte, una in Coppa Italia col Cagliari, l'altra rimediata a Brescia, però può succedere. Due partite fa però hanno vinto a Catanzaro, parlo del campionato, insomma, 2-1 a Catanzaro. Non è semplice fare una partita del genere. E niente, Stroppa gioca col 3-5-2, hanno preso Fulignati da Catanzaro, davanti Nasti. Il nuovo arrivo Van de Putte non è partito titolare contro il Brescia, scusatemi, contro il Catanzaro. Riguardo le statistiche, la cosa bella è che abbiamo gli stessi gol concessi e segnati a partita più o meno. Siamo sul punto di 1, 1.3 il Bari, però siamo superiori a loro nei corner, 6 punto noi e 5 loro. Quindi siamo proprio offensivi noi, però più o meno le statistiche sono in pari merito. Parlo delle statistiche noi, Bari e loro Cremonese. Quindi abbiamo le statistiche simili per gol, in generale per tutta la Serie B fino adesso. Gol segnati 1 a partita in media, gol subiti 1 a partita in media. Però abbiamo i corner in vantaggio, come ho detto. E i cartellini, cartellini naturalmente siamo in vantaggio noi. Sulla parte su cui si parla tanto di questa varicosenza che poi è sfumata un po' la vittoria, il punto è che un errore come quello di Lella ne potrebbe far scaturire tanti altri, perché adesso Lella non mancherà, abbiamo perso 2 punti, Lella mancherà 1 mese ed è un giocatore importante per noi, bisognerà sostituirlo, insomma. Si possono attivare diversi errori. Longo l'ha ripetuto molte volte di Colisacco, che prenderà il posto, credo, di Lella, però oggi sarà una partita da giocare molto sulla parte difensiva. Non parlo solo della difesa, parlo di tutto il comparto d'attacco, perché la Cremonese è una squadra sorniona. Stroppa è un allenatore un po' sornione, cioè dà la sensazione di sta soffrendo. Quindi con questo 3-5-2 quando difende, ma quando attacca so dolori, perché sono veloci, rapidi nello scambio, hanno buona qualità davanti e quindi insomma è questo il principale concern, come si dice, no? La principale preoccupazione è proprio questo essere un po' cobra della Cremonese, che è stata micidiale col Catanzaro, ragazzi, perché qua si parla di una squadra in crisi, ma una squadra che è andata a vincere a Catanzaro, insomma, non è Catanzaro lo scorso anno, però bisogna un attimo stare attenti, no? Oggi loro giocheranno il tutto per tutto con Stroppa, come dicevano in conferenza stampa, deve stare attento, attento. Noi sarà molto importante vedere la prestazione, ripeto, bisogna stare molto molto attenti alla partita di oggi, perché poi giochiamo in casa col Catanzaro, però c'è la sosta. Il fatto che c'è la sosta sembra manco che arrivi Natale. Vedremo. Conferenza stampa, molte domande su Lella, come ci si poteva aspettare. Si è parlato di Bellomo, così, di Manzari, ma sono tutte domande che lasciano un po' il tempo che trovano. Senso, Longo gli ha risposto: sì, sono importanti, ma non giocano. Detto in sintesi, possono essere validi a partite in corso. Ora, uno dice: ti devi mettere in testa di andare a Cremona a fare la partita? Sì, questo deve essere un po' l'approccio, un approccio alla pari, anche perché siamo alla pari anche con le statistiche. Longo è molto amato, ha fatto una bella conferenza stampa. Ha fatto una bella conferenza stampa.
in cui ha parlato del gruppo all'inizio, mi è piaciuto molto. Non ricordo esattamente cosa ha detto, ma mi è piaciuto molto all'inizio. Niente, Faviglia è fuori condizione, Simic uguale, li aspettiamo. Non credo che Sibilli possa sostituire Lella e scendere a centrocampo per fare un po' la fase difensiva. Pure Colisacco, non so se possa addirittura partire dal primo minuto. Una partita così importante, una partita in cui puoi prendere gol in ogni minuto, sia all'inizio che alla fine. Però una partita in cui il Bari può anche lui dire la sua. E abbiamo visto ieri Juve Stabia ha vinto 2-1 con la Sampdoria fuori casa. Quindi è una squadra costruita bene anche per far male fuori casa, come il Bari di Mignani 2 anni fa. C'è avantieri, e Mignani ieri col Cesena ne ha presi 3 dal Pisa. Quindi 6-1 del Sassuolo, che Sassuolo è una squadra, secondo me, si parla Cremonese, ma il Sassuolo è la squadra più forte vista fino adesso. Squadra più forte, cioè, Lorente faceva 10 gol in Serie A, mo è tornato, perché non ne deve fare 20 in Serie B. Per me Sassuolo è la squadra più forte fino adesso alla Serie B, è la squadra meglio candidata alla Serie A diretta. Brescia, Pisa, vediamo. Sassuolo ieri hanno fatti 6 a Cittadella, quindi stai iniziando a rollare, sono tornati quelli della Serie A, Tosvert, Lorienté, stanno tornando tutti. Lorienté, ripeto, faceva tanti gol in Serie A, è un giocatore da Serie A forte, la Serie B fortissimo, fuori categoria. Quindi vediamo, niente, Falletti sicuramente titolare, perché a lui ormai, come scrivono i giornali, ha le chiavi della squadra, giustamente, perché è l'uomo duttile, l'uomo che è proprio una diga, si sente, questa è la sua qualità, è una diga in mezzo al campo. Stroppa è antipatico, e la Cremonese è una squadra antipatica, quindi mi aspetto un Bari di carattere oggi, sinceramente. Poi Stroppa dice l'approccio è tutto, il carattere è tutto, e va bene, l'approccio è tutto, il carattere è tutto. Vediamo, fatemi sapere cosa ne pensate, forza Bari sempre, e iscrivetevi al canale, ragazzi, vi chiedo un'iscrizione al canale per far crescere questo canale. La vostra bella Vichers.